È dalla metà del 1800 che stiamo andando avanti con le batterie al piombo. Il fotovoltaico, da quando è nato, ha visto l'uso e l'abuso di queste batterie e le nuove tecnologie da qualche anno stanno prendendo piede. Quindi il litio, diverse tipologie di litio, oggi vediamo che negli ultimi anni anche in Italia stanno prepotentemente invadendo il mercato. Ora, oggi parliamo di un prodotto eccezionale, una novità assoluta e verso la quale tutte le aziende, le grandi aziende, stanno dirigendo i loro sforzi: i supercondensatori, i supercapacitori. Questi, praticamente, l'utilizzo di questo prodotto nel fotovoltaico. Vedremo attraverso alcuni video a cosa servono, partendo da questo primo video. Come vengono utilizzati, come vengono collegati, qual è il loro scopo primario. E diciamo subito che ci sarà un perfetto abbinamento nel fotovoltaico e nelle auto per quanto riguarda i supercondensatori e le batterie, che siano al piombo o al litio. Buona visione e iscrivetevi al canale. Dobbiamo partire subito con la descrizione dei supercondensatori. Sono prodotti molto leggeri, fate conto che qui c'è un'energia molto bassa. Se facciamo un confronto con le batterie al litio, noi vediamo che le batterie al litio hanno un'energia intorno ai 250-300. I supercondensatori hanno un'energia di 20-30, massimo 40. Questo primo dato ci fa capire un aspetto molto importante: non è un accumulatore di energia a livello delle batterie. Le batterie al piombo e ancora di più le batterie al litio, per la loro densità energetica, sono molto più prestazionali dei supercondensatori. Questo significa che non possiamo usare un supercondensatore come una batteria. Se noi mettessimo questo prodotto in un impianto fotovoltaico, in una roulotte, in una barca, in una macchina, sperando che possa durare quanto una batteria, non avremmo assolutamente l'effetto sperato, perché questi hanno, come dicevo, un'energia in termini di watt per peso che è molto bassa. Quindi qual è l'utilizzo dei supercondensatori e soprattutto che utilizzo ne daremo noi nel fotovoltaico o in tutti i nostri mezzi mobili? Per rispondere a questa domanda dobbiamo analizzare una caratteristica fondamentale, unica, dei supercondensatori: la capacità di assorbire e cedere corrente all'istante. Se facessimo con le batterie la stessa cosa, rischieremmo di rovinarle in pochissimi cicli, perché le batterie, come tutti sappiamo, vanno consumate in maniera equilibrata. Dobbiamo caricarle al 10-15%, 20% massimo, e dobbiamo scaricarle con altrettanta potenza, con altrettanto assorbimento. Ecco che ci vengono incontro i supercondensatori. Oggi parleremo dell'abbinamento tra supercondensatori e batterie. In questo modo noi riusciremo ad avere una risposta immediata alla richiesta di corrente e la durata di una batteria. Questo è un fattore eccezionale. L'abbinamento batterie-supercondensatori farà sì che noi possiamo avere la risposta a tutti i picchi di assorbimento, per poi vedere i condensatori ricaricarsi subito in base all'alternatore, in base a ciò che sta producendo la corrente. Questo farà sì che possiamo avere batterie che dureranno molto di più, perché non dimentichiamo che, ad esempio, nelle automobili, quando accendiamo un'auto, noi abbiamo un assorbimento di energia rapidissimo, perché il motorino di avviamento va ad assorbire tanta corrente. Se abbiamo i supercondensatori, saranno questi a cedere in un istante tutta la corrente che il motorino d'avviamento richiede, dopodiché sarà l'alternatore che continuerà a soddisfare le richieste dell'auto. E in questo modo salveremo la batteria, che durerà molto di più, fino a 3-4 volte. E non vedremo, soprattutto nelle auto start and stop, batterie che dopo un anno o due massimo sono già bruciate, perché hanno avuto tanti avviamenti. In questo modo diamo subito corrente con i supercondensatori e dopodiché manterremo il veicolo con le capacità della batteria. Ora, non a caso, case automobilistiche prestigiose con auto sportive
hanno già cominciato a utilizzare i supercondensatori in due modi. Il primo è per dare lo sprint iniziale, quindi il supercondensatore, quando la macchina chiederà potenza, daranno subito energia. E poi, durante la frenata, questi motori elettrici, che diventano generatori, daranno tanta corrente che solo i supercondensatori sono in grado di assimilare rapidamente, cedendola poi alle batterie. Quindi ecco che la tecnologia si sta evolvendo in questo senso, cioè il supercondensatore, che ha questa capacità di prendere e lasciare subito, unito alla capacità in termini di energia delle batterie. È un abbinamento perfetto. Immaginiamo una cosa fondamentale. Se avessimo avuto in questi supercondensatori la stessa capacità della batteria, avremmo risolto i problemi del mondo. Perché? Perché questi hanno una durata di 1 milione di cicli, cioè noi questi li useremo per decenni. Non hanno né liquido da aggiungere e non hanno neanche un deterioramento lento come ad esempio le litio, che seppur durando 10-15 anni, trattate bene, hanno comunque una fine. Ecco che con questi, veramente, quando le tecnologie riusciranno, se riusciranno ad aumentare la capacità, diventeranno le batterie del futuro e avremo energia veramente da sprecare. Quindi abbiamo parlato di una caratteristica molto bella dei supercondensatori, ovvero la durata in termini di cicli. 1 milione di cicli è impensabile. Un'altra caratteristica molto positiva dei supercondensatori è il fatto che possono lavorare a temperature estreme, basse e alte, molto superiori alle litio. Noi sappiamo che le litio lavorano da 3-4 gradi fino a 40-50 massimo, invece questi lavorano da meno 30 a 80 gradi. Quindi questa differenza di temperatura è nettamente a vantaggio dei supercondensatori. Se noi montiamo delle litio in auto e abbiamo una temperatura nordica, quindi di notte andiamo a 0 gradi, il momento in cui accendiamo la macchina la mattina e l'alternatore cercherà di caricare le litio, queste stesse a 0 gradi si rovineranno irreparabilmente, mentre i supercondensatori no. Ecco che allora confermo quello che dicevo prima, l'abbinamento supercondensatori per la partenza, in modo che non si spreca la batteria e poi la batteria come mantenitore di energia, è un abbinamento veramente fantastico. Quindi vedrete tutte le caratteristiche e poi sarà ognuno di noi che le adatterà alle proprie esigenze specifiche. E questo è molto importante, soprattutto perché questo è un canale di fai da te. Ora, un tallone d'Achille dei supercondensatori è esattamente il fatto che non possono essere caricati a caso. Cosa intendo? Intendo che hanno bisogno di un bilanciatore. Il bilanciatore cosa evita? Qui vedete che ci sono 6 condensatori posizionati in serie. Ora, se noi andiamo a inserire la corrente positiva e negativa, questi si caricheranno, ma se non hanno i bilanciatori può succedere che uno si caricherà di più, l'altro si caricherà di meno e questo creerà una difficoltà di carica che potrebbe nel tempo distruggere i supercondensatori. Ecco che allora ci viene incontro un meccanismo elettronico che è stato appunto creato per questo. Tolgo la protezione isolante, che è esattamente il bilanciatore. Ovvero, come vedete in questa immagine, abbiamo il polo positivo, dove attaccheremo le batterie fotovoltaiche o dell'auto, il polo negativo e questi dispositivi elettronici, che sono appunto 6 montati in serie, serviranno a dosare le correnti, cioè quando il supercondensatore dovrà caricarsi, questi verificheranno che la carica è uguale per tutte e 6 le celle e andranno ad aggiungere o togliere la carica nella cella dove sarà troppa o mancherà. Questo dispositivo è essenziale, non possiamo acquistare 6 supercondensatori per un pacco da 12 volts e andare a caricarli senza questo dispositivo, andremo a danneggiarli. Come viene quindi montato un gruppo di supercondensatori in serie, quindi a 12 volts, su una batteria? Viene montato in parallelo,
ovvero questo lo vedremo poi nei dettagli con i prossimi video dove faremo anche delle prove tecniche in laboratorio, ovvero noi monteremo i supercondensatori esattamente più con più e meno con meno. In questo modo, quando la macchina o quando il fotovoltaico avranno bisogno di corrente, preleveranno dal parallelo e riceveranno dal parallelo. Saranno poi condensatori che daranno all'istante la corrente che serve, preservando le batterie, e saranno le batterie che riceveranno la corrente per accumularne in quantità. Una cosa molto importante, vista la potenza erogata istantaneamente e ricevuta istantaneamente, non possiamo pensare di collegare il più e meno con due cavetti sottili che si scalderebbero all'istante. Dobbiamo usare, e quindi è importante, saldare anche in maniera massiccia il positivo e il negativo di questo gruppo in maniera solida, in maniera definitiva, non con accrocchi, con vitine, con cavi sottili. Quindi calcoliamo bene che il cavo più grosso è, meglio è, ovviamente compatibilmente con l'impianto che stiamo facendo. In questo modo avremo anche la sicurezza, e non dimentichiamo che in tutti i miei video parlo sempre di sicurezza, perché è la cosa fondamentale, e se non sapete cosa fare avvaletevi di un tecnico oppure lasciate perdere. A questo punto, con cavi grossi collegati in parallelo alla batteria, abbiamo un gruppo e un abbinamento di energia residua, cioè ampere ora, e di potenza istantanea, che è veramente qualcosa di eccezionale. Ora, nel fotovoltaico avviene la stessa cosa. Quante volte su un impianto sottodimensionato abbiamo poche batterie, perché sono, diciamo, il costo vero dell'impianto, e abbiamo bisogno di tanti spunti per tutti gli elettrodomestici che partono, come ad esempio frigoriferi o trapani o compressori, che hanno spunti molto alti. Ebbene, quando abbiamo batterie sottodimensionate, abbinando alle batterie una serie di supercondensatori, abbiamo una potenza istantanea che è quella che serve per tutti gli spunti. Quindi non vedremo più le luci abbassarsi o i motori partire a stento, ma avremo subito la corrente che ci serve, che poi sarà ovviamente ceduta gradualmente dalle batterie nell'utilizzo normale. È ovvio che qui stiamo parlando dalle batterie all'inverter, perché se la carenza nello spunto è sulla 220, ovvero dall'inverter all'utilizzatore, non c'entra più il supercondensatore, perché è l'inverter che non riesce a dare la corrente necessaria per lo spunto. Ci sono già aziende che hanno prodotto batterie a condensatori, costano tantissimo, sono tanti condensatori e messi tutti in serie. Ecco perché vi dico, questi prodotti sono da lasciar fare alle aziende che poi ne certificano il prodotto, inseriscono norme di sicurezza e quant'altro. Mi raccomando, non imitate queste aziende, perché queste nascono con dei protocolli, con delle leggi speciali. Noi rimaniamo sempre sul basso voltaggio e soprattutto in un canale di fai da te. Difatti questi condensatori sono carichi. Eppure vedete che io tocco le connessioni senza nessun problema, perché parliamo di tensione a 12 volts, precisamente questa adesso è 12,7. La batteria è 12,7 e i contatti non mi daranno mai corrente. Questo lo dico per i principianti: sappiate che la batteria, cioè la tensione di questa portata, non subirete mai danni. E ricordate che le tensioni massime in corrente continua sono 120 volts, oltre le quali diventano mortali, mentre in corrente alternata diventa 50 volts. Queste sono norme minime da rispettare per lavorare in sicurezza. I supercondensatori hanno un neo, che la corrente in essi contenuta, se non vengono utilizzati per tanto tempo, viene gradualmente persa. Ecco perché non possono essere montati su impianti fotovoltaici che rimangono spenti per tanto tempo, andrebbero a esaurire le batterie, o su auto che rimangono parcheggiate per tanto tempo, andrebbero a esaurire le batterie, ci ritroveremo a non far partire più l'auto. Quindi questo è un piccolo neo importante comunque per i supercondensatori. Un'altra cosa molto positiva dei supercondensatori è la capacità di accumulare energia, ovvero l'efficienza. Sui condensatori è il 99%, siamo vicini al 100%. Sulle litio abbiamo anche lì il 90-92%, a secondo se sono li-ion o ferrofosfato.
Sulle batterie al piombo sappiamo che siamo intorno al 60-70%, quindi con questi noi abbiamo veramente l'ottimizzazione negli assorbimenti di energia e nella cessione di energia. Questo è un fattore molto importante. Un altro fattore importante è che il supercondensatore non soffre per niente la scarica al 100%, quindi noi possiamo caricarlo al massimo e possiamo scaricarlo al massimo. Quindi queste due ottimizzazioni sono veramente, veramente importanti. Ricordiamoci, come nel caso delle litio, che non dobbiamo mai sovraccaricare i supercondensatori a rischio di esplosione. Ecco che quindi abbiamo conosciuto oggi un prodotto eccezionale. Voglio fare una piccola sintesi, poi nei prossimi video vedremo anche l'assemblaggio. Qui abbiamo, dicevamo, 1 milione di cicli contro i 400-500 delle batterie al piombo e contro i 4.000-5.000 delle batterie al litio. Quindi abbiamo una durata in termini di tempo veramente infinita. Qui abbiamo una potenza di carica dei condensatori e di scarica quasi istantanea, quindi questo per essere usati per i vari spunti o per le riprese delle auto è un'altra caratteristica eccezionale. Abbiamo temperature che oscillano tra meno 25 e meno 30 fino a quasi 80 gradi, quindi anche questo è molto importante per le auto o per il fotovoltaico. In certi posti dove c'è, come vicino all'equatore, alte temperature, o al contrario, in paesi nordici, è importante avere questa caratteristica. Un altro aspetto è che ha bisogno del bilanciatore, perché le celle non possono sbilanciarsi, quindi devono essere perfettamente caricate e scaricate alle stesse condizioni, quindi devono essere, se le misuriamo singolarmente, tutte uguali. Ecco quindi che abbinare questi due prodotti e tenere una batteria con connesso in parallelo un gruppo di supercondensatori può essere utile anche in barca, in roulotte, in camper, piuttosto che nel nostro fotovoltaico, in modo da avere energia istantanea, potente, con grandi spunti, e questi poi possono essere usati anche come starter per le macchine. Quindi abbiamo veramente una condizione di abbinamento tra le due, dove vediamo che una non è migliore dell'altra, è diversa, ma completamente diversa e abbinabile. In questo modo la somma tra la batteria standard con i supercondensatori ci darà in conclusione la possibilità di avere spunti alti, energia istantanea, accumulo rapidissimo e quindi cessione alle batterie, quindi un ciclo veramente interessante, a costi contenuti, perché i supercondensatori non costano né poco né tanto, ma la loro funzione è importante. Con un pacco così, questi sono da 2,7 volts, 500 farad l'uno, abbiamo una potenza notevole, addirittura per poter far partire un'auto diesel. Spero questo video vi sia piaciuto, è molto interessante l'abbinamento tra queste due cose. Vi invito a iscrivervi e al prossimo video.